Grazie signor Presidente. Io intervengo e sarò brevissimo se i colleghi... Per favore, silenzio un attimo, silenzio. Anche perché, meno male che abbiamo presentato questa lettera, che abbiamo inviato questa lettera, almeno abbiamo dato la possibilità di, come dire, a tutti di partecipare al dibattito. Perché parlando di questa lettera abbiamo poi parlato forse in parte, in minima parte, di quello che è l'adesione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al GAL. Certo, prima di entrare, prima di arrivare all'argomento, signor Presidente, anch'io mi rivolgo a lei affinché in questo Consiglio Comunale venga rispettato il consigliere comunale e il collega consigliere comunale. Perché io, ad esempio, in questo Consiglio Comunale, da quando abbiamo iniziato, da circa 6 mesi, qualcosa in più, sento sempre parlare ad esempio di Confagricoltore, c'è qualcuno che lo mette in qualsiasi argomento, ma io mai mi sono permesso di alzarmi o di interrompere il collega consigliere o consigliera. E il collega consigliere, che possa essere Buongiovanni, che possa essere Cotugno, io non mi permetterei mai di farlo. E siccome non lo faccio mai, vorrei anche che gli altri. Però puntualmente c'è qualcuno che va a interrompere i consiglieri che la pensano diversamente, e questa è la cosa più grave. Nel momento in cui uno esprime la propria opinione e pensa una cosa diversa da quella che può essere quella di un consigliere di maggioranza piuttosto che di opposizione, deve essere attaccato, interrotto continuamente. Ecco, io la prego di far rispettare l'ordine in quest'Aula, che l'interruzione venga sia da parte dell'amministrazione sia da parte dei consiglieri in maniera reciproca. Per entrare e arrivare all'argomento, signor Presidente, molti in più hanno dibattuto sulla possibilità o meno di questo GAL e sul ruolo di Barcellona, che Barcellona Pozzo di Gotto può avere come comune capofila di questa unione territoriale di comuni. E che noi quello che vogliamo e quello che auspichiamo è che Barcellona abbia veramente un ruolo importante all'interno di questo GAL. E nessuno si è mai immaginato di poter dire o pensare che siccome c'è qualcuno che sta all'opposizione non vuole o vuole il fallimento del GAL di Barcellona Pozzo di Gotto. Uno, perché il finanziamento, se riusciamo ad avere questo finanziamento, se questo GAL viene finanziato, non è solo il sindaco Materio, la maggioranza di questo momento, che usufruirà di questa cosa, ma sarà la città tutta, saranno le generazioni future del nostro territorio che usufruiranno di queste risorse. E quindi sarebbe poco lungimirante, e sarebbe da persone che non hanno una visione futura della città dire che noi auspichiamo il fallimento di questo gallo, lo stiamo dicendo alle altre affinché restiamo soli per non poter partecipare o ricevere queste somme. Il concetto era un altro, ovvero è meglio essere paritari in un gallo ancora più vincente o rischiare di restare indietro rispetto ad altri? Era questa l'idea, e non mi soffermerò sulla questione della città dei servizi, della città del commercio turistico culturale Barcellona rispetto ad altri. Io credo che, siccome la comunità europea, l'Unione Europea, come diceva bene Antonio, spinge le regioni a fare comunità e ad apportare avanti i piani comuni, sarebbe stata una cosa importante. E a questo punto se ne poteva fare anche promotore, principalmente se ne doveva fare promotore il comune di Barcellona, visto che rappresenta il secondo comune, dopo il primo comune dopo la città di Messina per densità di abitanti, di allargare il più possibile. Perché a me
noi dobbiamo uscire fuori dall'ottica che meno siamo, meglio stiamo. Perché il mondo, l'Europa, cammina invece in una maniera diversa. Più siete e più dovete cercare di stare bene insieme e di provare a fare le cose insieme, perché le risorse sono sempre di meno e bisogna ottimizzare sempre di più le risorse. E poi sulle voci di corridoio, io non capisco una cosa, le voci di corridoio dell'architetto Sauerbrunn sono positive, cioè sono prese in considerazione, le altre voci di corridoio non devono essere prese in considerazione. Qui la discussione e tutto quello che verrà fatto poi verrà affrontato a livello politico e regionale, e quindi parliamo di una discussione che non è solo europea, non è solo di finanziamenti, ma è anche una questione politica. L'assessorato regionale deciderà poi come, tramite il finanziamento, come finanziare questi galli, o comunque quale finanziare questi galli. E quindi politicamente già abbiamo detto più volte che per la provincia di Messina, visto la moltitudine di galle che ci sono e visto le risorse, e non penso che poi a un certo punto andranno a finanziare... Per favore. Grazie signor Presidente. Concludo comunque. Più due, tre galle nella provincia di Messina, perché i più rappresentativi possibili, comunque quelli che possono ambire ad a recepire più risorse per il territorio. E quindi la questione era questa, cioè spingere in maniera paritaria il più possibile per allargare questa zona di borghi, di mare e di territorio, di ruralità, di servizi e tutta una serie di risorse che è sicuro che non saranno poi esclusivamente trincerate e chiuse per l'amministrazione Materia, ma che saranno risorse per gli investitori privati e per il pubblico e per tutto il territorio e quindi per le generazioni future. Quindi non possiamo essere e non possiamo essere contrari allo strumento dell'adesione del GAL, ma contrari alle modalità, al metodo. E quindi per questo se ancora non l'avevo detto, lo dico ora, signor Presidente, il mio voto sarà di astensione, sarà astenuto, appunto perché non sono contrario allo strumento del GAL.